Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, Yaxit, e oggi siamo di nuovo qui su Oblivion, come potete vedere, e cerchiamo la cura per il vampirismo. Continuiamo. Allora, ho dato uno sguardo su internet per capire. Oddio, una botola! Nel camino non l'avevo mai vista. Niente. Ah, magari le gemme le troviamo qua sotto, ci starebbe, dai. A sto punto. Porta. Eh beh, sì, vedi che è una strega, non c'è che dire. Queste pozioni, per esempio, cosa sono? Pozioni da prendere, sono. Vai, io devo posare qualche cosa, quindi. Bastione fiamma è molto bello, quindi non lo poso. Mettiamo tutto in ordine di peso. Vediamo cos'è che pesa di più. Profanatore! Pesa un botto, queste armi pesano un botto. Allora. Facciamo. Webjack è strafigo, però è inutile. Comunque. Lasciamo queste pozioni che abbiamo appena preso. Anzi, beviamoci il vino. No, le lascio. 288 su 200, va bene. Dimmi che hai una vera gemma per me. Queste sono gemme dell'anima, tutte meno piccoline. Quindi non. Oh, gemme dell'anima più, guardalo lì. Sta aprendo, mi spiace. E possiamo prendere tutte, va così. Siamo sicuri. Ecco, figurati. Mangiamo degli ingredienti. Mangio. L'arancia pesa 2. Ah no, pesa 0,2. Guarda quanto pesa questo corno. Alchimia aumentata. Ma non ha senso. Va bene, comunque possiamo già andare. Certo che questa qui è proprio cattiva. Come faccio a salire ora? Ah, ecco. Provo ancora a vedere se magari adesso erano quelle giuste, insomma. No, non lo erano. Niente. Non cuocere. Non cuocio. Andiamo. Devo smerciare un po' di roba, quindi vabbè, no, faccio riposare tutto in casa e faccio prima. Preferisco. Quindi, io su internet, vi dicevo prima, ho letto che devo portare delle gemme non sto neanche bruciando bene. Delle gemme dell'anima più, però io ne ho parecchie di più. Quindi adesso devo, evidentemente devo cercare di tutti i tipi di gemme che ci sono nel mondo. Perché. Quante ne vuole tra l'altro? Fatemi vedere un po'. Perché magari ne ho abbastanza e basta. 5 grandi gemme dell'anima. Ecco, magari io ne ho meno di 5. Che strano. Vediamo un po'. Adesso scopro che ne ho 5 nella mia cassa qui. Dov'è la mia cassa? Ah, la dovrei infame. Sì, azzurra, azzurra. Allora, aspetta che ti lascio un attimo. Questo. Bastone della fiamma che non userò mai. Questo e questo. Ok. E questo. Insomma, sono robe che non mi servono. Invece ne volevo vedere. Vabbè, no, fatemi vedere intanto le mie gemme. Gemme che. Dove sono? Sono già passate? No. Ecco qui. Ah, gemme più ne ho. Forse le vuole vuote, però mi pare di ricordare, non ne sono sicuro. E in quel caso ne avrei 3. Se vuole piene invece ne avrei di più. Scusate, gemma più dell'anima. 150. Ah, perché queste hanno l'anima e queste invece sono vuote. Ok, forse le vuole vuote allora. Io ne ho 3. Va bene, deve essere così. E non si possono svuotare perché spariscono. Peccato. Quindi. Andiamo avanti con le nostre scorrerie e facciamo un'altra missione finché non le troveremo. Bastone del mago, per esempio. Questo lo posso fare. L'avevo già iniziato, bisognava aspettare tipo 24 ore, ma credo che siano passate ormai. Fratello Martin? Cosa fa qui? Vieni. Vieni caro. Follow me. Chissà che l'avevo posato lì. Forse posso anche aprire questi cancelli. Posso. Bene. Ok. Ecco qua dentro.
il nostro caro amico bastone mago. In quell'armadio. This. Oh sì, deve essere questo. Bene. Screen vuoto. Vediamo se si può fare qualcosa, non so. Vabbè, no, lasciamo perdere. Ecco, mettiamo, usiamo le nostre gemme dell'anima. Oh, gemme dell'anima. Allora, comune. Sempre comuni, cavolo. Piccoline queste qui, inutili. Qualcuno che abbia delle gemme dell'anima, tu. Tu vendi qualche cosa? Questa giusta armi, no. Non mi importa. Questo non vende assolutamente nessuna gemma. Adesso facciamo un giro per le gilde dei maghi e ci compriamo tutte le gemme possibili e immaginabili. Però questo intanto abbiamo completato. Questo del bastone. Poi, compra a casa Shingar, va bene. Vermina, questa serve la gemma grande, quindi lo farò dopo. Nera, quindi è un po' un casinato. Questo si può fare. Cima nebulose. Si può forse fare, perché io ho il bastone, ma non so se basta. Allora, vediamo. Salviamo perché questo qua mi spazza via. Poi ci prendiamo il bastone in mano. Fuck. Non si può. Allora vediamo se abbiamo ancora danno, energia, frenesia, grande ferita. No, 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 ti prego, ti prego, ti prego. Niente. Dobbiamo comprarci l'incantesimo. Bene, diamo un'occhiata a questa gilda dei maghi di qua. No, no, castello, per favore, la porta. Qui qualcosa poi troveremo. O qualche gilda, oppure l'incantesimo, cioè qualche gemma, oppure l'incantesimo che ci serve. Qualcosa dobbiamo trovare. Questa è la gilda dei guerrieri, invece io devo andare alla gilda dei maghi. Cioè questa. Ora, queste le ho già svaligiate tutte. Sì, va bene. Hai un incantesimo? Pavi no, no, non ce l'hai. Sì, proprio stupido. No, 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 assolutamente. Tu. Dite della montagna. Coglione! Ops. Oh, ma che fail! Vabbè. Si vede che gli ho dato. Beh, per me non è divertente, mi viene quel libro. Si vede che in realtà non ce l'ho, però c'è lo stesso l'opzione. C'è qualcuno in questa gilda che vende? Questo è Martin, questa chi è? Non è nessuno, insomma. Questo è un libro. Tu! Sì, puoi aiutarmi. Hai delle gemme? Vediamo, Adesso gli vendo io anche qualcosa. 30 pozioni di sollievo, che pozione inutile. Sì, sì. Oh. Questa. Tanto abbassiamo un po' i prezzi. Va bene. Ora beccati un po' di pozioni, di cose pesanti. Vediamo se posso vedere. No, cose valorose allora. Pozioni di assorbimento. Cura malattie mi servirà, credo. Veleno mi serve sempre, invisibilità mi serve. Pozioni di guarigione, scudo di fuoco. Tieni. Va bene, ok, basta così. Ah, ecco, no, voglio vendergli queste cose che pesano tanto. 400 di oro, ah, sì, bravo. Bene. Apprezzo la tua attività. Questo non ha tanti gemme dell'anima, in realtà. Però. Ah. Qui, questo lo possiamo aprire. E visto che ci sono solo delle gemme, penso che possano essere delle grandi gemme. Beh, sono gemme più più. Non so se siano proprio quelle giuste, però potrebbero. Un gioco a cena? Com'è che vale 200 questo libro? Prendiamo anche quello. Io sto svaligiando più o meno tutto quello che c'è in giro nel mondo, ma va bene.
qui dobbiamo andare. Allora, adesso di gemme ne ho già abbastanza, quindi dovremmo... poter essere salvi. Li ho, sì. Vai. Queste mi saranno molto utili. Sì, credo di poter preparare una pozione che servirà allo scopo. Mi richiede alcune cose. Se spicchi dagli, il germoglio di falasco rosso, 5 fogli di belladonna. Sangue di un argoniano, delle cene di un potente vampiro. Il vampiro deve essere molto potente. Allora, aglio. Sì. Così, mi ha detto anche un altro. Falasco rosso. Ecco, non è stato difficile. Perché proprio gli argoniani sono sempre così sfigati, dai. Eh beh no, direi di no. Va bene. Oh, almeno gli abbiamo dato le gemme. Ora. Quindi fatemi leggere bene cosa serve. Allora, le cene di vampiro potente. Nella zona vicino al fiume del cacciatore del nord devo cercare Hindan in qualcosa. Intanto speriamo che non si bughi, perché questa missione mi pare... ho letto che si bugga molto, quindi... facciamo attenzione. Allora, l'aglio... non lo so dove pigliarlo, e neanche la belladonna sì, so dove pigliarla, ma quella è una delle ultime cose. Allora, nella zona vicino al fiume del cacciatore del nord, che non so dove sia. Vediamo cosa succede. Fond River, deve essere questo il fiume del cacciatore del nord. Anche perché l'altro è un argoniano, quindi... quindi proprio... il posto vincolato, va bene. Non c'è nessuno, non c'è nessun posto lì. Però meno male che abbiamo il nostro unicorno che adesso si metterà a fare cose strane. Vai. Partiamo. Andiamo di corsa verso l'infinito. A fare fuori il vampiro. Allora. Dai che ci siamo, a fare fuori il vampiro. Cioè, sì, dopo... vabbè, dopo di... no, ho sbagliato tasto. Risali, stupido. Devi, volevo che saltassi. Oh, se ci leviamo il vampirismo avrò fatto... questa è l'unica quest forse che non ho fatto quando ci ho giocato tempo addietro. Perché è abbastanza lunga. Comunque, adesso non ci arrivo perché ci impiegherò un bel po' ad arrivarci. Quindi finiamo qui l'episodio. Ops, scusa. E riprendiamo la prossima volta. Quindi salviamo. E ci vediamo nella prossima partita. Ciao a tutti ragazzi!